Ci riproviamo, ritorniamo dove eravamo rimasti. E ancora tu, Papa Francesco, che mi meni i coglioni all'ennesima potenza. Basta, muori. Pensavo non risponaste, invece purtroppo risponate. E come? Questa scala io non l'avevo vista, ecco. Credo che mi servirà per andare a riprendermi le anime. Mi devo anche muovere prima che continui questo bombardamento qua, che è un attimo. Non fate i saputelli, do un calcio in culo a te, vieni. Allora, centimetro più centimetro o meno, le mie anime dovevano essere qua giù. Invece non ci sono, perché sono nel punto da dove sono caduto, che è su. Perfetto. No, aspetta, ma non è dove eravamo? È un'altra zona. Beh, io appiccio il falò tra una cosa e l'altra, cioè, se proprio non siete permalosi, insomma. Per tornare dove eravamo rimasti, risaliamo su a questo punto. Che cazzo, stai buono. Eppure tu. Credo dobbiamo lavorare sulla stamina. Non pensavo di dirlo dopo che ce l'abbiamo quasi, dopo che la statistica più alta del personaggio. Però mi sa che un altro po' di lavoretto bisognerà farcelo. No. Caschi male, bello. Quindi questa è una zona completamente nuova, non è da dove siamo passati prima. Interessante. Io nel frattempo vi ammazzo, giusto per toglierci proprio tutti i dubbi. Chi è che mi sta colpendo con le frecce? Ma non ti avevo ammazzato? Ah no, giusto, sono sceso senza neanche toccarti. A meno che sto testa di quaglia non li faccia risponare. In quel caso è... Adesso sento il dovere civico di andare a fargli il culo. Minchia, sono due. Adesso è uno solo. Prima erano due. Ok, qui è da dove no? Sì, è da dove sono entrato. Ne approfitto per bere prima che mi ammazzi tutta la famiglia. Da che parte? Di là. Per andare di là devo fare il giro, credo. Abbiamo la rampa di scale di qua e la dobbiamo girare, perché se no non andiamo da nessuna parte. Alle scale piace cambiare e noi la secondiamo. A voi invece piace morire, immagino. Non riesco a vedere le mie anime, piuttosto, che è una cosa che mi sta iniziando a turbare. Peraltro c'erano anche tre umanità in omaggio, diciamo, quindi, insomma, comprensibile un briciolo di cagotto, diciamo. Ma soprattutto, che strada del cazzo ho fatto se era già qui la scala? Porca miseria, che imbecille. Che cazzo era quella? Un attacco... Eccolo qui. Un attacco tritante. Detto ciò, dove cazzo dobbiamo andare? Proprio in maniera assolutamente spassionata, proprio lo dico. Io proporrei di scendere, tornare umani, ravvivare la fiamma e capire che cazzo dobbiamo fare. Che è sempre una cosa ben accetta. Poi ci avevamo un po' di... Vabbè, una sola, mi sa che non possiamo farci proprio niente. Esatto. Ce le mettiamo a stoppino le anime. E ancora non ho capito dove dobbiamo andare. Cerchiamo di capirlo con estrema calma. Bene, sia l'unica cosa di cui non disponiamo in questo istante. Continuiamo a fare strage di... Oh, bastardino, non ti avevo visto. Opla. Vorrei effettivamente capire dove dobbiamo andare, ma mi sembra una cosa abbastanza complicata. Vieni, che ti risolvo tutti i problemi adesso. Oh. Mamma mia, oh. Lì ci siamo passati? Mi sa proprio di no. Eh no, che non ci siamo passati, ci abbiamo anche il... Ma meglio non disturbarlo. Vorrei evitare di prendermi qualche frecciata in faccia. Più che altro... Ah, ecco. Non capivo. Una strada qua fine a se stessa. Invece no, c'era anche una scala. E devo presumere che così andiamo avanti. Questa che cos'è?
Una leva, una simpatica leva che non riesco a tirare. Ecco, grazie. Cosa abbiamo aperto? Ah, un bello shortcut. Non so per dove. Minchia, uno shortcut dal falò. Bene. Buone notizie. Allora, dove si va? Esploriamo in allegria. E anche un po' al buio, a dire il vero. Sta cosa mi spaventa alquanto. Ecco, qui c'è un po' troppo casino e la cosa mi preoccupa. Ok, non è un mimic. Guardiamoci sempre intorno. Tizzone di cristallo. Cose nuove che non conosciamo. Meglio di così si muore. Minchia, morte imminente? Oh, un mimic. Ecco perché. E io lo scotenno prima che lui possa scotennare me. Perché la stamina per farlo ce l'abbiamo. Perfetto. Cosa ci dai? Falcione incantato. Niente che ci interessi. Ah, ecco, la leva per qua. Era proprio qui davanti. Pensavo fosse una roba più nascosta, invece no. Ah, si scende, non si sale. Vedo già gente pronta a farmi i grandi culi. Io sono dello stesso parere, quindi ci muri in allegria. Questo non è un mimico, ormai entro in paranoia. Pietra prismatica per 20. E che cazzo è? Stiamo entrando in un luogo pieno di buchi? Non ho capito. Pieno di buchi no, ma nel mezzo del nulla sì. Esploriamo a questo punto. Esploriamo allegramente. Oh, guarda chi c'è. I miei vecchi amici golem. Uno, due. Eh no, questi sono un po' più tosti, eh. Ma se sono anche più veloci, porca puttana. Sono stupidi uguale, per carità. Addirittura lì ce ne sono tre che stanno facendo comunella, stanno facendo i cazzi loro. Salve. Opla. E io me ne andrei così. E cos'è? Non droppa. Qui invece c'è un drop. Che cos'è? Altro pezzo di titanite blu. Quei tre cosa stanno facendo? Stanno discutendo di calciomercato? Erano lì tanto per. Vabbè. Stavo per dire di spostarti, cucureddo, ma purtroppo dovevo fare i conti con la tua ridotta intelligenza. Ma mai quanto la loro, perché non ci stanno proprio facendo una Stanno proprio facendo figurone, eh? Ok, abbiamo pulito la zona, ma mi sa che non c'era nient'altro. Quindi tanto vale proseguire. Invece no, ce n'era un altro lì, nascosto nell'angolino che si faceva le pippe. E andiamo a pestarlo, visto che siamo in zona. Bello di avere 37 di stamina e che difficilmente la sprechi tutta per in due attacchi, anzi. Eppure usando la Claymore. E la Peppa! Un intero set brutto come la fame, tra l'altro. E che mi serve relativamente a poco, se devo essere onesto. Quindi lasciamo stare. Bella l'idea, non ce ne facciamo più o meno niente. Ce n'è uno anche lì. Stiamo andando a caccia di golem oggi. Non ne lascio vivo uno prima di andarmene. Anche perché a giudicare da quello che vedo, lo spettacolo non è dei migliori. Opa la la. E a fondo e buonanotte. Ah no, qui c'è, non ci posso camminare, c'è un muro invisibile. Quindi mi sa che abbiamo ucciso ogni singolo golem che passava di qua. E a questo punto ci possiamo addentrare in mezzo alle grotte di cristallo. E qui proprio The Great Kagoth. Ecco, bravo, buona fortuna, hai detto bene. Non sarà proprio semplicissimo capire qua, lo sapevo. Puttana miseria, lo sapevo. Non so, ecco qua, lo sapevo. Lo sapevo, cazzo. È morto anche assieme a me. Scendiamo di qua. Abbiamo più o meno capito come fare, ma no! Minchia.
Ma porca di quella porca di quella porchissima! Vabbè, io ho ottenuto il mio scopo, che era quello di farla spostare, ma come minimo adesso... Per il... Ma sei serio, cazzo? Boh, finito. Io ho già dato per oggi, non me ne frega un cazzo. Lasciate perdere, ci vediamo la prossima volta. Basta.